Salve a tutti, amici del canale. Oggi voglio portarvi una storia di un prigioniero che è stato il modello della criminalità americana. Stiamo parlando del prigioniero Thomas Grasso. Thomas Grasso ha strangolato Hilda Johnson, una donna di 87 anni, usando le luci dell'albero di Natale il 24 dicembre 1990, nella sua casa di Tulsa. Ha rubato 8 dollari dalla sua borsa e 4 dollari in spiccioli e il suo televisore che ha venduto per 125 dollari. 6 mesi dopo essersi trasferito a New York con sua moglie Lana, uccise Leslie Holtz, un uomo di 81 anni, di Staten Island, il 4 luglio 1991, rubandogli l'assegno della previdenza sociale. I detective di New York che indagavano sull'omicidio di Leslie Holtz arrestarono Grasso e nel giro di 2 settimane aveva confessato alla polizia. Prima ha raccontato agli investigatori dell'omicidio di Staten Island, poi dell'omicidio di Hilda Johnson. Grasso si dichiarò colpevole e fu condannato a 20 anni di vita il 21 aprile 1992. Il legislatore di New York aveva approvato una legge che avrebbe ripristinato la pena di morte dello Stato, ma i governatori Hugh Carey e Mario Cuomo, entrambi moralmente contrari alla pena di morte, posero il veto alla legislazione. Il caso di Grasso è diventato un problema nella campagna governativa di Georgia e Pataki, e 11 giorni dopo che Pataki è entrato in carica, Grasso è stato estradato, adempiendo l'impegno della campagna del nuovo governatore. Pataki, il governatore Frank Keating, è dell'Oklahoma, entrambi repubblicani. Hanno firmato un accordo che ha permesso ai funzionari di correzione dell'Oklahoma di prendere in custodia Grasso all'aeroporto internazionale di Buffalo. I funzionari della prigione lo scortarono su un volo commerciale al penitenziario statale di McAlester, via Tulsa. L'11 gennaio 1995 Grasso ha trascorso i suoi ultimi giorni, secondo il normale programma carcerario, confinato per 23 ore al giorno della sua cella di 14 metri per 18 nel braccio della morte, dalla prigione che ha condiviso con altri 49 condannati. Gli è stata concessa un'ora di esercizio al giorno e 3 docce a settimana. Ultimo giorno di Thomas Grasso. Il giorno prima della sua esecuzione, Grasso ha rilasciato 4 dichiarazioni alla stampa. Il primo alle 15. Diceva: "Ciò che chiamiamo inizio è spesso la fine, e fare una fine è fare un inizio. La fine è da dove partiamo." Il secondo, pubblicato alle 20:25, diceva: "Per la maggior parte di noi c'è solo il momento non presidiato, il momento dentro e fuori il tempo, e l'azione giusta è anche libertà del passato e dal futuro." La prima parte della seconda affermazione è un verso di T.S. The Dry Savages di Eliot. Poco prima delle 22, 3 ore prima dell'ora dell'esecuzione, ha rilasciato la terza dichiarazione sotto forma di una poesia spensierata per commemorare il suo imminente dispaccio. La poesia era intitolata "Una visita con il mistero". L'ultimo pasto. L'ultimo pasto di Grasso è stato 2 dozzine di cozze al vapore, 2 dozzine di vongole al vapore, un doppio cheeseburger di Burger King, una mezza dozzina di costine alla brace, 2 milkshake alla fragola, mezza torta di zucca con panna montata, fragole a dadini, e ha chiesto una lattina di SpaghettiOs con le polpette, anche se ha usato le sue ultime parole per affermare che il personale di cucina non ha onorato questa richiesta. Meno di un'ora prima di morire, ha rilasciato la sua quarta e ultima dichiarazione: "Non ho ricevuto i miei SpaghettiOs, ho preso gli spaghetti. Voglio che la stampa lo sappia." L'esecuzione. Poco prima dell'una del 20 marzo 1995, Grasso si recò dalla sua cella alla camera delle esecuzioni, i testimoni compresi gli avvocati di Grasso e 12 giornalisti. Sedevano in una stanza attigua,
verso l'una di notte, con grasso legato alla barella. Il direttore Ron Ward ha preso un telefono nella stanza dei testimoni e ha parlato con il governatore Keating, che ha concesso il permesso di procedere dalla sua residenza ufficiale a Oklahoma City. Grasso è stato dichiarato morto all'1:22 del mattino. Bene ragazzi, questa era la storia di Thomas Grasso. Mi raccomando, condividete questo video, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo col prossimo video.